Ragazzi di Generazione Non Stop, siamo venuti ad intervistare Red DJ, ovvero Federico Cocchiara. Ciao Federico. Ciao Omar. Allora, il DJ produttore, è vero? Yes. Quindi esci con come Red DJ, ma non solo, anche come Fede Cora, è vero? Come Fede Cora, dato dal mio nome e cognome, ed è nato Fede Cora. Quindi Federico Cocchiara, Fede Cora. Cora. E Red DJ dato dal colore. Dei capelli. Ok. Beh, molti DJ comunque e produttori escono con diversi nomi. Sì. Per quale motivo si esce con diversi nomi? Come stai facendo tu? Quindi Red DJ, Fede Cora e addirittura anche con tanti altri nomi. Sì, sì, come Red Skin, come Fede Rosso. È dato da esigenze discografiche. Per uscire nello stesso momento, come fanno altri artisti, con diverse produzioni ed essere inserito anche nella stessa compilation, ma anche ad esigenze, come nel mio caso, musicali, perché io seguo due filoni, due stili musicali. Uno, quindi abbiamo Red DJ che segue Il filone della dance, Italo dance. E Fede Cora in questo caso molto più auseggiante, molto elettro. Il brano che sentiamo per adesso nelle radio è In mente te, parlando di Red DJ. Sì, In mente te segue il filone Italo dance. E il singolo che ho scritto e ho dedicato alla mia ragazza racconta i giorni passati in studio pensando anche all'amore. E l'amore quindi è in studio, quindi lavorando. Sì. Lavorando al progetto musicale. Sì. E quindi l'amore rappresenta l'ispirazione. La musa ispiratrice infatti è la mia ragazza. Poi uscirà tra poco un altro brano di Red DJ. Sì, dopo In mente te il singolo è The Reason. La ragione è sempre l'amore. E io parto sempre dall'amore per arrivare a scrivere le mie canzoni. E poi anche quello che è l'amore per la musica, diciamo. Sì, 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 questo senza ombra di dubbio. È dal 2006 che ho iniziato a fare questo lavoro, a portare avanti questa attività di produzione musicale. E uscirà The Reason, uscirà a marzo, sempre su Beat Records. E comprende versioni anche pop, versioni Maranza ma anche pop, lente. The reason is love. Il brano attuale invece di Fede Cora è The End. The End, sì. The End è uscito a marzo del 2009 e poi ripreso in chiave The Remixes ad agosto. Comprende anche remix di produttori internazionali come Maurizio Gubellini. Perché proprio The End? Hai pensato di andare in pensione, quindi hai finito già la tua attività, oppure sì, come mai questo anni, The End? A 30 anni mi hanno dato lo scivolo per entrare in pensione. No, The End, a differenza del pensiero di alcuni che pensano che questo brano l'abbia scritto come la fine di una relazione amorosa, The End è proprio la fine del progetto musicale. Io inizio a scrivere le canzoni, mi siedo in studio. Il progetto musicale inteso come singolo brano? Sì, sì, come quel brano. Sì, sì, la scrittura di un brano che comprende sia la parte di testo che la parte musicale. E dopo la scrittura abbiamo il finale. E quindi è la fine del progetto, è l'uscita. Quindi è un brano dedicato all'uscita, poi alla fine alla conclusione di questo brano stesso. È proprio dedicato alla produzione musicale in se stesso. Ah, okay. L'artista quando scrive e fa uscire un brano.
Da quanto tempo esiste Red DJ e da quanto tempo esiste Fede Cora? Ottima domanda. Dal 96, quando Red ha acquistato i primi giradischi, è iniziato a suonare nelle feste private, perché non le rinnego. Molti produttori, molti DJ rinnegano le feste di compleanno, no, i 18 anni. Si parte da lì, quindi. Mentre si parte da lì. È iniziato a 18 anni acquistando i giradischi e suonando nelle feste private, poi pubbliche nei vari comuni siciliani, nelle varie piazze, e per arrivare alle varie discoteche siciliane. E dal 96 ci spostiamo al 2006. 2006 è stato l'anno del quando ho scritto il mio primo singolo, Dance Is My Love, uscito su etichetta Beat Records, e l'ho scritto per l'amore nei confronti della dance, di questo genere che sembra ormai in crisi, l'Italo Dance. Tra poco uscirà un altro singolo, sempre come Fede Cora, Love Don't Come Easy, insieme al Fabio Amoroso, DJ di M2O. Fabio mi ha contattato perché ci conoscevamo già da alcuni anni, e perché sono uscito insieme a lui con altri progetti. E mi ha detto: perché non creiamo un altro brano, un altro progetto musicale? E fai tutto tu, non ti preoccupare, tranquillo, io mi fido. Red DJ, reduce da una serata indimenticabile a Villa Sicania. Sì, a Villa Sicania è stata una bellissima serata, il Capodanno insieme a Giorgetto Prezioso. Lo vedete qua. E mi sono portato anche il mio vocalist Vince, che saluto, salutiamo. Okay, personale quello. Sì, sì, è il vocalist personale. È stata una bellissima serata, c'erano migliaia di persone. Hanno ballato anche l'ultimo disco di cui abbiamo parlato poco fa, Love Don't Come Easy. È stato molto criticato in senso positivo. Buono, è andata bene, ottima risposta, sì, allora, molto. Da parte del pubblico. Dimmi una cosa, sarai a Roma a breve? Sì, dopo questa serata, il 23 gennaio al Flag Disco di Roma, a Ricce. E insieme a Fabio Amoroso e a Mila di M2O presentiamo il singolo che uscirà a marzo su Syfam. Ok, quindi ricordiamo, acquistatelo. Sì, acquistatelo. Okay, acquistatelo, così aiutiamo i talenti siciliani ad emergere. Quindi acquistate assolutamente il nuovo singolo di Red DJ. In questo caso lo troverete come Fede Cora. Fede Cora, bravissimo. Ok, allora noi ti salutiamo. Diamo l'appuntamento, quindi l'abbiamo dato a Roma. Sì. Ma comunque ti aspettiamo, seguiremo, dai, ti aspettiamo con le telecamere di Generazione Non Stop a Roma. Perché no? Comunque sia, mi farai avere qualche video, faremo eventualmente qualche altro. Non mancherà. Altro servizio, ok. Va bene, grazie Fede. Ciao Omar. Buon lavoro, complimenti, in bocca al lupo. Grazie. Saluto a tutti gli amici di Generazione Non Stop. Ciao.